Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra videocarriera con il Palermo. Allora, ci eravamo lasciati con tre buone partite, a mio parere. E adesso dobbiamo andare a giocarci il derby col Catania. Allora, ho creato l'intro dell'Europa League, ve la lascio anche qui sotto in descrizione, anche se la vedete, penso, anche durante il video. E un'altra cosa, l'ho messa anche nel canale, l'ho fatto l'anno scorso, spero che vi piaccia davvero tanto. Allora, giochiamo in casa del Catania, quindi al Massimino, quindi devo sistemare bene la formazione. Gioca il Gallo, fuori anche Dybala purtroppo, gioca Coman. Dentro Bernardeschi, dobbiamo far riposare molti giocatori perché abbiamo appena giocato in Europa League e abbiamo avuto partite piuttosto riavvicinate. Gioca Romagnoli, fuori Danchi e Daprelà, gioca Lazar, quindi avremo una squadra piuttosto, non dico scarsa, però piena di riserve che dovranno farsi valere, e io sono certo che faranno di tutto per farsi valere e non farci star male per la mancanza di tutti gli avversari, di tutti i titolari. Allora, sto facendo gli ultimi cambi, lo vedete anche voi, avete visto chi giocherà questa partita, ve l'ho anche detto un po'. Devo purtroppo portare in panchina, allora Mbakogu, no purtroppo, nel senso, devo portare Mbakogu in panchina. Dybala, non posso portarlo perché è veramente veramente stanco. Quindi decidiamo di portare Politano. Quindi uno dei vecchi tridenti è tornato, ce l'abbiamo qui in panchina. Fuori Gonzalez, dentro Milanovic. Poi per il resto, secondo me, è tutto veramente perfetto. E io direi andare a giocare il derby col Catania. Quindi forza Palermo, andiamo a giocarci questo primo derby in questo anno. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa prima partita di questo episodio, partita di campionato, il derby al Massimino tra Catania e Palermo. Partita, speriamo, divertente, ed è sinceramente la cosa che ci auguriamo tutti. Allora, qui tra pochissimo vedremo le formazioni, voglio leggervele perché comunque è un derby, una partita piuttosto importante. Il Catania, vediamo chi schiererà in campo. Qui entra in campo entrambe le squadre. Oggi il capitano per noi è addirittura Soriano. Ho sbagliato dalla fascia capitano, magari la cambierò all'ora scuffetto prima dell'inizio della partita. Qui in quel lato Caldirola col numero 3, che non ha ancora saltato neanche una partita. Non so neanche se si fanno vedere le formazioni, quindi evitiamo. L'arbitro è Leonardo San Milano, come al solito. Quindi comincia questo match e buona partita a tutti. Insomma, Catania pericoloso in questi primi minuti, che altro, con tanto possesso palla. Arriva la palla in mezzo, Freire la mette fuori di poco, Capuano la mette dentro, scuffetto, facile per lui la presa, poi rinvio lungo per Coman, Coman davanti per Bernardeschi, Bernardeschi viene ancora Coman, Coman prova il lancio per Belotti, il Gallo in aria, il Gallo, la palla che esce di pochissimo, rivediamo, l'alza col sinistro, la palla esce davvero di pochi centimetri sopra la traversa. Ottima azione del Palermo in contropiede. Baselli per il Gallo. Belotti. Serve Baselli. Supera un avversario. Baselli, ancora lui. Baselli, Baselli, Baselli. Come i fenomeni. Salta due avversari e segna un gran gol. L'uomo dei gol importanti, Daniele Baselli, l'ex atalantino, segna un gran gol. Il gol che apre il derby. Rivediamo. Supera due avversari. Poi col destro la piazza alle spalle del portiere avversario. 1-0, primo gol in questa stagione per Daniele Baselli. Calaiò, fine in fondo, Calaiò la mette dentro, Emerson non ci arriva. La prende Marcelinho, che segna il gol del pareggio nel derby al 31esimo. Pareggia i conti il Catania grazie a questa rete di Marcelinho. L'errore di Emerson in copertura si è fatto sovrastare fisicamente dal suo diretto avversario. Rivediamo. Segna quindi il numero 7 del Catania, il gol dell'1-1. Bravissimo Romagnoli, lancia Coman, Coman lancia, passa Belotti, Belotti prova a lanciare Coman in profondità, Coman è da solo, Coman, Coman, no che erroraccio di Coman, salta il primo avversario, Coman ancora lui, è rapidissimo Coman, Coman rientra, serve il Gallo, Belotti, serve Rabiot, Rabiot. Era un'ottima azione, il Palermo sfiora il vantaggio proprio al 45esimo. Ottima azione, col tiro Rabiot, finito però alto. Finisce col primo tempo di questo primo derby di Serie A.
primo derby anche per noi nella videocarriera, perché Catania l'anno scorso era in Serie B. Quindi 1-1, andiamo alla ripresa sperando di continuare così, soprattutto sperando di strappare questi tre punti dal Massimino. Al Micci con le mani per Bernardeschi, Bernardeschi col mancino la mette dentro, Belotti! È salito in cielo il Gallo! È salito in cielo e alza la cresta come al solito! È salito in cielo Belotti! Mamma mia che gol! Ha sbagliato Bernardeschi il primo palleggio, però poi l'ha messa dentro con una magia, ma soprattutto Belotti, dove è andato? Dove è andato a prenderle il Gallo? 2-1 Palermo al 58esimo. Palla dentro, Emerson deve sbagliare stavolta. Esce benissimo Scuffet. Con le mani lancia anche Coman. Coman davanti per il Gallo e c'è un infortunio per, non ho visto bene, forse Martigno, che è stato schiacciato dall'uscita di, sì, proprio Martino, è stato schiacciato dall'uscita di Scuffet. Fallaccio di Baselli, fallaccio anche di Almici. Arriva il giallo per Almici e arriverà sicuramente il giallo anche per Baselli. Sì, arriva il giallo per entrambi. Brutti falli, partita che gli sta scaldando. Almici, Soriano, bravissimo, serve Bernardeschi che se ne va come una magia. Se ne va Federico Bernardeschi. Può andare fino in fondo Bernardeschi, Bernardeschi la butta dentro. In mezzo non c'è nessuno purtroppo. Allora, doppio cambio per noi. Non esce il Gallo Belotti, ma escono Coman, no, sì, Coman e l'altro centrocampista Baselli, che è ammonito. Quindi rimane in campo, entra in campo Barella e al posto di Coman entra Politano. Mette dietro, vediamo se arriva il cross. Almici, non ci arriva. Ci arriva l'attaccante del Catania, ma la mette fuori di pochissimo. E finisce qua, il Palermo vince il derby. Vince Mister Cundispo, vince il suo primo derby da quando siede sulla panchina del Palermo, perché è anche il primo giocato. Quindi andiamo al nostro menu principale. Vedete i tifosi del Palermo tutti pieni di gioia. Quindi andiamo al menu principale e ci avviciniamo alla seconda sfida di questo episodio. Allora, ci avviciniamo alla seconda sfida di questo episodio. Qui nel frattempo arrivano delle notizie per i nostri giovani. Uno è partito, è nato a River Plate. Allora, ci avviciniamo alla sfida, la seconda sfida di questo episodio, che è di campionato, che è contro il Genoa. C'è un non un problema, però il Genoa è la partita che abbiamo prima dell'Europa League. Vi faccio vedere il calendario, se non sbaglio dovremmo avere l'Europa League subito questa sfida. Allora, Genoa, e dopo c'è il dovrebbe essere il Brondi, questa vedi incontri, dovrebbe essere il Brondi. Eh sì, è proprio il Brondi, l'ex squadra di Mackinock, se non sbaglio. Quindi per la partita col Genoa userò molti, ma molti non titolari. Cioè non titolare. Vedremo come strutturare bene la partita, la formazione. Quindi ci mettiamo subito all'opera. Maglia, sì, in casa contro la solita rosso-blu del Genoa. Gestione squadra, quindi abbiamo la partita tra 4 giorni. Io voglio risparmiare Baselli e Rabiot. Quindi Soriano gioca insieme a Kocev. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua, Kocev. Il Soriano, Kocev, Alilovic che gioca da centrale. No, mezzala, va bene. Mané fuori, faccio giocare la gente che non sta avendo molto spazio, cioè Caprari. Avanti farei giocare Mbakogu, che così si trova un po' di spazio anche lui. Vorrei trovare Politano, eccolo qua. Ah, faccio giocare Gonzales, altro che Alilovic. Alilovic è meglio che si riposi. Caldirola fuori, dentro Milano, c'è Castelletto, due giovanissimi. Poi Daprelà io lo farei uscire per Lazar stavolta. Emerson non ha giocato molto molto bene nell'ultima partita. E infine come terzino destro Almici farà da sostituto a Da Costa. Quindi formazione completamente rivoluzionata. Speriamo di giocare bene con questa formazione, soprattutto di andare a giocare contro un buon Genoa e di fare almeno di portarci a casa, anche se siamo in casa, no, quindi io voglio i tre punti. Andiamo a giocarci questa partita, quindi forza Palermo e iniziate a spolliciare per incoraggiarmi. Benvenuti a tutti a questa seconda partita di questo episodio, è un'altra giornata di campionato. Palermo-Genoa a Renzo Barbera, stadio gremito davvero, non c'è un posto libero in tutto lo stadio.
e lo potete vedere anche da qui. Entrano entrambe le squadre in campo. Il Palermo schiera molte ma molte riserve in vista della sfida importante dell'Europa League contro il Burundi. Inquadrato Nicolas Burdis, vediamo adesso l'arbitro, è Leonardo San Milano un'altra volta. È tutto pronto e possiamo andare a cominciare questa seconda partita di questo episodio. E c'è un infortunio, l'infortunio per Bertolacci. Si fa veramente male Bertolacci, costretto ad uscire, c'ha anche la caviglia tipo rotta sembrerebbe dalle immagini. E viene ammonito Caprale per questo brutto ma brutto fallo. Caprale, avanti per Makoko per Politano, che intervento su Politano. Poi Caprari prova il lancio lungo, l'inserimento dell'attacco in Bakogu, la rete in Bakogu, e mi si sta scaricando il joystick, quindi mettiamola a caricare. No, fuori gioco, vacca troia. Attacco Rosi, c'è il vantaggio, c'è il vantaggio del Genoa con Rosi. Difesa del Palermo ferma e Rosi col sinistro batte sul suo palo Scuffet. 1-0 Genoa. Erroraccio di Scuffet. Palla dentro, il Genoa avanti con Rincon. Palla sul secondo palo e da solo Fextasidis. La traversa, salva il Palermo. Bakogo lancia Politano. Può ripartire il Palermo in un piccolo contropiede. Politano, Bakogo. Bakogo può partire in velocità di fisico con Bakogo. Bakogo si beve l'ultimo difensore. Bakogo col destro. Jerry Bakogo. Si riapre il match e va sotto la curva nord inferiore a festeggiare Jerry Bakogu. 1-1. Tutto riaperto al 58esimo. Adesso mister Kunispa penserà ad altre soluzioni per provare a ribaltare questa partita e provare a vincerla. Coman dentro per Bakogu. Ultima occasione. Bakogu col destro. Non ci posso credere. È finita. Porca troia. Bakogu non è stato abbastanza fresco e soprattutto cinico a sfruttare l'ultima occasione. 1-1. Comunque continuiamo la nostra striscia super positiva e continuiamo a sognare un posto per i nostri obiettivi. Allora, siamo a pochissimi giorni dall'incontro importantissimo di Europa League. E dopo l'Europa League ci sarà anche il Napoli. Quindi sarà nel prossimo episodio, ci sarà un paio di partite secondo me abbastanza difficili, perché poi andremo a sfidare anche e soprattutto l'Atletico Bilbao. Infatti abbiamo Napoli, Bari, Empoli e l'ultima con l'Atletico. Quindi magari nel prossimo episodio facciamo solo il campionato, oppure simuliamo quella col Bari e giochiamo con l'Atletico. Vedremo, molto probabilmente farò così, o al massimo faccio anche 4 partite. Allora arrivano delle email. Allora, giocatore del vivaio, Agnello si può prendere. Offri contratto a Agnello Ligi, 3 anni, giocatore, cosa diventa? Futuro componente, penso. Abbia tanti, do 1000. Non voglio che scappi, perché sarebbe il nostro primo talentino. Mi piacerebbe continuare a prendere, mi piacerebbe prendere Simone Comotto, perché dalle statistiche sembra un ottimo esterno. Eccoci qua. Andiamo a sfidare il Burundi in Europa League. Andiamo a giocare in casa la prima partita in Europa League, dopo la trasferta contro l'Aberdeen. Siamo a Renzo Barbera. Maglia rosa contro la gialla del Burundi. Tempo sereno, quindi formazione, e sarà la super titolare. Eccola qua, è la super titolare. In panchina va bene così per adesso. Non porto Kocev, che è salito a 70, buona notizia. Ma porto Lazar, che mi ha stupito l'ultima partita col Genoa. Quindi, il capitano è, come ben sapete, Paolo Dybala. Io vi lascio all'intro dell'Europa League. Qua a Renzo Barbera per Palermo Burundi. Palermo di mister Kunispa va a sfidare per la seconda parte del girone questa squadra danese, se non sbaglio. Il Burundi ha 0 punti perché ha perso con l'Atletico Bilbao nella prima partita per 3-0, se non sbaglio. Quindi il Palermo dovrà stare attento, perché comunque avranno voglia di rivalsa per non rimanere ultimi, ma soprattutto avranno voglia di strappare almeno un punticino qui al Barbera, dato che i tifosi arrivati qui allo stadio saranno tanti per loro.
Siamo qui quindi per questa fantastica partita. Ecco i giocatori che stanno salutando le rispettive tifoserie. Inquadra anche i giocatori del Brondi, maglia gialla. Andiamo a leggere le formazioni. Il Palermo gioca col solito modulo, il 4-3-3. Scuffetto, D'Aprela, Gonzalez, Caldirola, Da Costa, Rabiot, Baselli, Alinovic, Mané, Paolo Dybala e il portoghese Der. Non andiamo a leggere la formazione del Brondi perché tanto non riuscirò mai a pronunciare giusto tutti i nomi, quindi possiamo andare a giocare. Andiamo a vedere il nome dell'arbitro, del direttore di gara di questa partita. Inquadra il capitano Agger del Brondi e Baptiste Alacoc, francese, quindi tra pochissimo comincia la seconda partita di Europa League del girone del Palermo. E buona partita a tutti. È tutto pronto. Buona partita di Europa League a tutti voi. Attenzione al numero 8. È da solo. Cruzado in aria. Lo accompagnano fuori gentilmente. Poi prova l'intervento. La palla che sfiora il crocio dei pali. Dopo il tiro del centrocampista del Brondi, Mané la tiene e serve Da Costa. Da Costa per Eder. Eder vede l'inserimento di Alilovic. Si infila Alilovic, Alilovic, palo, e poi niente da fare, non ci credo. La palla che ha passato tutta linea della porta, non è voluta entrare. Dybala, Dybala, la tiene lui, Dybala, palla sul sinistro, Dybala, la parata. Palla arriva ad Alilovic, che ci riprova lui, Alilovic. Alilovic sfortunato proprio alla fine, gli viene tolta la palla prima del tiro. Da Costa buca l'intervento, il tiro, scuffetta. Chiude la porta. E occhio qui al contropiede del Brondi. Cruzado porta palla. Serve El Mandar. Ancora Cruzado. Di tacco per Asani. Ancora di tacco. Gioca molto bene il Brondi, c'è da ammetterlo. Asani ancora per Cruzado. Cross in mezzo. D'Aprela la mette un po' fuori. Mané lancia Alilovic. Alilovic d'esterno per Da Costa. Da Costa può andare. Da Costa, Alilovic. Alilovic per Ederra, che si gira. Ederra para sul destro. Ederra! Parata centrale. E finisce qua. Finisce il primo tempo. 0-0. Partita molto equilibrata. Palermo vicino al vantaggio grazie al tiro incredibile di Alilovic. La palla però è passata solo molto molto vicino dalla linea. Non è voluta entrare. Mamma mia, il Brondi proprio davanti alla porta. Scuffetto. Gioca bene. A volte con il tiki-taka non riesco a togliergli la palla. È una delle squadre più forti che ho incontrato quest'anno. Speriamo di cavarsela. Baselli di testa. Serve Eder che la mette giù benissimo. Se ne va Eder. Può andare. Eder sbaglia il primo tempo di gioco. Poi Dybala. Dybala ancora lui. Dybala benissimo per Eder. Eder. Eder è qua un fallo mai. No. Solo per loro i falli. Eder di tacco. Dybala. Serve benissimo Baselli. Baselli può andare. Di certo non è la sua qualità la corsa, però Baselli riesce bene. Baselli ci prova a giro. Oddio che magia. Oddio che magia. Baselli, un tiro a giro memorabile. E lui quei colpi ce li ha. Daniele Baselli 1-0. Gran gol a giro, rivediamolo. Si ferma, si gira e col tiro a giro la mette. No, non proprio sul tassetto, ma a scavalcare molto bene il portiere. Davvero un gran gol di Daniele Baselli, l'ex atalantino, il talento, uno dei tanti talenti italiani che ha il nostro campionato. Dato che voglio continuare ad attaccare, passano un 4-2-4, so che è una cosa un po' folle, però escono Mané per Coman e Rabiot per Belotti, quindi 4-2-4. Coman può andare da solo, Coman, l'appoggio per Belotti, poi Belotti ancora lui, il gallo alza la cresta e zittisce tutti, 2-0 Palermo. Dopo l'azione solitaria di Coman, aveva sbagliato il primo tiro il gallo, ma sulla ribattuta non può sbagliare. Il gallo alza la cresta per l'ennesima volta. 2-0. Attenzione qua, non voglio riprendere il gol come... Ma... Dai, davanti, scuffetta! Un muro. Non voglio prendere il gol come nella scorsa partita dell'Europa League. Dobbiamo essere più concentrati in difesa. Attenzione, qua la palla è dentro, scuffetta, la prende. Vediamo se va anche al rinvio e finisce qua. Il Palermo vince e convince contro il Brondi. Contro il Brondi. Grandissima partita, 2-0, grazie alle reti di Baselli, Eurogol. E poi la rete anche di Belotti, che era appena entrato
è grazie alla mia tattica molto molto offensiva, quella di rischiare e sempre dare il tutto per tutto in avanti. Quindi adesso è tutto, andiamo al menu principale. Allora ragazzi, il video è finito. Nel prossimo episodio affronteremo il Napoli in campionato, poi sarà Bari e Empoli se non sbaglio, che avevamo guardato prima, e infine la partita con l'Atletico Bilbao. Qui sono arrivate delle mail. Coman si lamenta perché non è neanche tra i convocati. Comunque vedremo, magari giocherà sicuramente Coman in questa partita. Andiamo a guardare la classifica, che secondo me è qualcosa di strepitoso. Siamo terzi a 13 punti, a 2 punti alla Juve e con gli stessi punti dell'Inter, scusatemi. Poi ci sono dietro Samp, Milan e compagnia bella. Fine in fondo. Allora ragazzi, il video quindi, vi ripeto, è finito. Se vi va, come al solito, lasciate un mi piace, un bel commento rispondendo alle domande che vi farò sicuramente alla fine del video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video, aggiungete preferiti e noi ci vediamo domani con un altro video. Bella!